Giro di Boa è la terza tappa dei trofei MP Exhaust Mass ed è dedicata al compianto Pippo Stanga. Adrenalina 1000, facce serie e tanta concentrazione sui volti di chi è pronto a sfidarsi in quel di Varano. A Riccardo Paletti è il momento della verità, una pista tecnica dove servirà inventiva ed ingegno per vincere e farci divertire. Ma adesso non è il momento di parlare, bando alle ciance, parola ai motori e che vinca il migliore! Terza tappa in quel di Varano, ecco la griglia di partenza per la 300 Supersport con Christian Stage in pole position, 1:12.861, secondo posto Davide Conte a chiudere, Carrion a chiudere la prima fila, seconda fila che si apre con Super Bradley Smith in 1:13.395, poi troviamo Nicolo Lisci, attenzione alla sua prestazione, numero 26, parte con un ottimo 1:13.910 ed è sicuramente pronto a cercarsi di infilare in questa battaglia per la prima posizione. A chiudere la seconda fila Fabio Lorenzini, terza fila che si apre con Stefano Sala, Davide Bollani con un ottimo 1:14.531, a poco meno da 5 decimi da Lorenzini, riesce a tenere distaccato Fortini alle sue spalle. Bollani sicuramente sarà autore di una prova interessante e appunto Fortini a chiudere la terza fila, quarta fila che si apre con Andrea Loris Longo, addirittura distaccato 28 millesimi da Fortini, ad un pelo dalla terza fila. Anche per Longo il sogno, la possibilità di poter sfidare chi si trova di fronte a sé per provare ad ingaggiare un duello per, chissà, magari entrare nell'otto dei primi tre. Zannoni e Iaccoi a chiudere la quarta fila, quinta fila che si apre con Tatoli, Vignati e Aloisio, Calonaci, Matteo Cristini, 1:15.881 per lui, a poco più di due decimi da Calonaci, distaccato dalla 18esima posizione. Cristini parte dalla 17esima col suo numero 88, pronto ad insidiare chi si trova di fronte a sé. E a chiudere la sesta fila, Edoardo Quarta, settima fila che si apre con Cervioni, Bruno e Luca Zulian in 21esima posizione, che ha chiuso in 1:16.367, a 30 millesimi da Bruno e a una manciata di millesimi da Puzzo. Si trova in 21esima posizione, parte col numero 20 ed è anche lui pronto a provare ad insidiare almeno per arrivare tra i primi 10. Puzzo, Riva, Carpinone in ottava fila, nona fila che si apre con Julian Camellini, De Stefanis e Trombin, Magnano, Berselli, Aloisio e a chiudere Castagna, Finotello, But in ultima posizione Alessandro Riva, che ha chiuso in 1:18.922. Adesso linea classica con le nostre ragazze per le interviste pre-gare e poi noi ci vediamo per la doppia manche della 300 Supersport. Per la prima volta ai nostri microfoni Andrea Longo. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Come ti trovi su questo circuito e come hai intenzione di affrontare questo terzo round di MotoEstate? Sì, dai, siamo ritornati di nuovo a Varano e la prima volta non avevo mai visto la pista, quindi ero in grandissime difficoltà perché è molto tosta come pista. E stamattina invece siamo entrati con un'altra mentalità e siamo riusciti ad andare forte e a capire meglio la pista. Bene. E adesso speriamo bene in qualifica di fare il massimo. Grazie. Grazie. Certo, ciao. Prego, ciao. Siamo nei box con Davide Bollani, che ci sembra apparentemente soddisfatto, giusto Davide? Siamo ottavi in partenza, con davanti i ragazzi del mondiale, del CIV e seconda Yamaha in classifica. E perciò siamo molto soddisfatti di questo risultato. Puntiamo a fare una buona gara. Come ti trovi su questa pista? Mi piace molto questa pista, è molto tecnica e riusciamo a trovarci molto bene con la moto e ci stiamo molto divertendo e stiamo lavorando molto bene. Abbiamo il piacere di incontrare Luca Zulian, grandissimi risultati finora. Come hai intenzione di affrontare questo terzo round di MotoEstate, Luca? Bene, dai, diciamo che per adesso sta andando tutto abbastanza bene. Stamattina abbiamo fatto le prove e sono abbastanza soddisfatto. Tra poco abbiamo le qualifiche. Per il momento sono primo nel challenge e sono soddisfatto di come sta andando. Speriamo che le qualifiche vadano bene. E un po' di sofferenza per il caldo. Sì, fa abbastanza caldo, è anche abbastanza difficile correre, però siamo motivati, siamo giovani, abbiamo voglia di correre. E tu sei un grande. Ai nostri microfoni una coppia di Cristini. C'è da dire
gara di Cremona da dimenticare, giusto? Sì, effettivamente, come dice il buon Nasca, Cremona abbiamo fatturato e anche tanto. Però vabbè, il problema rimane solo la fatturazione, perché siamo andati forte entrambi e abbiamo finalmente ritrovato delle sensazioni buone sulla moto e quindi ok, zero in classifica, gara da scartare, però siamo arrivati qua tanto concentrati, tanto uniti per far bene e per cercare di ottenere il massimo risultato possibile. Sì, gara da dimenticare, molto da dimenticare. Abbiamo fatto un grosso danno alla moto tra forcelle e piastre, però vediamo di rifarci qua a Varano con una moto a noleggio che stamattina non è andata benissimo, ma mi sto trovando sempre di più e grazie a Gigi la stiamo sistemando e cerchiamo sempre di andare forte. Siamo nei box con Nicolò Lisci, soddisfatto della gara a Cremona. Come vuoi affrontare questo terzo round qui a Varano? Beh, sicuramente si cercherà di puntare il gradino più alto del podio, almeno in questa gara dove le velocità rispetto alle Kawasaki sono più ridotte e i tempi delle libere sembra che ci diano un po' ragione riguardo a questo avvicinamento nel confronto del primo che va fortissimo. E niente, dai, speriamo di andare bene nelle qualifiche e di partire almeno in prima fila domani. Certo. Ma che rapporto hai con questo circuito? È mezzo amore e odio, perché su 3 anni che ci ho corso ho distrutto 2 fence alla X e poi un lungo, però mi piace davvero tanto questo circuito, indipendentemente dai risultati che sono stati fatti, mi piace davvero tanto. Forza Nicolò! Grazie, grazie a voi! Eccoci qua, ben trovati, terzo round in quel di Varano, qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ben ritrovati, buongiorno. È la 300 Supersport, una delle classi regine per quanto riguarda il trofeo Motoestate, ci hanno insegnato a divertirsi, a fare tanto divertimento. Andrea, che gara ti aspetti? Una gara sicuramente molto accesa, anche perché vediamo veramente tanti, tanti piloti in griglia. La 300, come sappiamo, è una di quelle categorie che ci regala sempre emozioni. Si sta formando la griglia di partenza con Christian Stage, il tedesco in pole position, una wild card, 1:12.861 al suo fianco. Davide Conte, che lotterà con Nicolò Lisci, ad esempio, e con Zannoni per la classifica generale. Al suo fianco c'è Carrion a chiudere la prima fila, seconda fila con Smith, Lisci e Lorenzini. Terza fila con Sala, Bollani, Fortini. 34 piloti, Andrea, una marea, mai così tanti 300 Supersport. A Varano poi sono veramente tanti, davvero. Sono tanti, anche perché si accendono i semafori, si spengono, via, qualche impennata importante. Intanto Christian Stage cerca subito di approfittarne. Ricordo una cosa, Andrea Volante, mentre Bradley Smith si mette in seconda posizione, adesso andremo un lungo, forse da parte di Lisci, no? Perché Lisci, sì, forse era proprio Lisci che adesso cerca subito di rientrare. Ricordiamo, Andrea, sì. Gara meglio delle due manche, perché non c'è la CRV, allora ci saranno due manche per la 300 Supersport, ancora più interattiva e interessante da questo punto di vista, mentre Stash prova subito a involarsi. Sì, sta cercando subito di staccarsi. Però Smith è lì, neanche tanto, perché in realtà da questa prospettiva sembra già aver preso un po' di margine. Un grande stacco, anche perché Stage ha chiuso in 1:12.861 la qualifica, 1:13.310 Davide Conte sulla sua Kawasaki, mentre andiamo intanto on board con Longo, che sta provando ad effettuare il suo sorpasso. Ricordo, 2 manche, Andrea, 10 giri, non ti chiedo questa volta, ma mai, manco per niente, se c'è il degrado delle gomme, anche perché 10 giri correndo in 1:12, 1:13 anche alto, non penso che ci sia un degrado. Intanto Stage mi sembra che stia già cercando di forzare, sta andando davvero davvero forte, secondo me adesso solo al primo giro con partenza da fermo penso che abbia preso più di un secondo di margine. Eh sì, perché c'è Stage dietro Carrion, Smith, Lorenzini, Lisci, e Conte, che è abbastanza arretrato. Dopo indugeremo un po', Andrea, su quella che deve essere per forza di cose. E intanto è passato già Davide Conte davanti a Lisci. È un po' questa quello che interessa per quanto concerne la classifica, poi. Certo, assolutamente, perché come sappiamo poi
tutte le wild card sono trasparenti ai fini della classifica, quindi bisognerà poi fare un po' di sottrazioni. Intanto guarda che margine. Mamma mia, super Christian Stage, che sta già cercando di imprimere il pilota tedesco il suo ritmo. Bradley Smith, lo ricordiamo, vecchia conoscenza della MotoGP, si è messo a disposizione per il Moto Estate, cercando anche di aiutare i giovani piloti. Cristini va a chiudere, sorpasso grande, ha chiuso bene Cristini, però bel sorpasso da parte di Cristini, che partiva dalla 17ª piazza e si trova 17esimo con Josephine Bruno alla 16esima posizione. Sorpassi e contro sorpassi, bella gara in questo avvio, Andrea, mentre ci accingiamo a vedere la fine del secondo giro da parte di Christian Stage, che ha veramente forzato il terreno e sta veramente cesellando in maniera importante quello che è il distacco dai piloti, dai suoi omologhi. Sta guidando davvero bene, sta facendo una gran differenza, soprattutto vedi l'approccio diverso, è partito subito davvero cattivo, sta spingendo bene, bravo, molto bravo. Carrione e Conti intanto se le stanno Carrione Smith, scusami, se le stanno continuando a dare sorpassi e contro sorpassi, mentre andiamo a vedere anche Longo invischiato con Calonaci e Yacoi, piloti che stanno provando anche loro a forzare per cercare la migliore performanza, anche perché è iniziato il terzo giro, siamo praticamente a un terzo della gara di questa gara. Cosa ci aspettiamo? Mi sembra che Stage abbia già creato un bel ritmo e secondo me possa provare anche a scappare. Sì, come ricordiamo sempre, non abbiamo sotto mano i tempi sul giro attuali, giro per giro, ma io penso che adesso, se riusciamo a vederli, dovrebbe replicare un po' quello che ha fatto in qualifica. Ora andiamo. Ha fatto 1:12.861 in qualifica, 1:13.310 per Conte, che comunque sta provando in qualche maniera, senza forzare o chissà che cosa, a stargli dietro. Il fatto è che a me sembra proprio che sia già scappato. Secondo me ancora 2 o 3 giri dopo metà gara avrà il rettilineo di distacco. Dopo metà rettilineo addirittura, sì. Mi dici in questa maniera, e io mi fido evidentemente del buon Andrea Tomio, che ne sa più di me, mentre stiamo andando anche un po' a capire la collocazione degli altri piloti. Andrea, sì. Stage sta facendo dei super temponi. Quanto sta girando? Ha fatto 1:12.5 ad esempio in questo caso, ha migliorato la qualifica, ma attenzione perché anche Conte ha fatto ad esempio 1:12.9 al terzo intertempo, quindi vuol dire che si è migliorato e che soprattutto è riuscito a scavalcare Elisci e Lorenzini. Conte in questo momento quarto, Carrion 1:13.4, 1:13.5 nell'ultimo intertempo, 1:13.6 Bradley Smith. Cristini intanto è stato sorpassato. Cristini sorpassato. Lisci intanto, on board con lui, cerca di scavalcare Lorenzini che gli si è messo di fronte, vediamo se riesce, fa la staccata, ma attenzione perché qua si va un po' l'archino. Lungo, però è riuscito a prenderlo, è riuscito a scavalcarlo. Luca Zuliani intanto, mamma mia, come corre, un po' di sbiego, un po' girato. Secondo Zulian me si è girata un po' la telecamera, sì, anche secondo me, perché sennò ci fa venire mal di testa per tutto il tempo. Ma grande sorpasso anche da parte di Luca Zuliani, mentre Christian Stage sta mettendo il suo adesso mottone, vediamo appunto sul rettilineo. Guarda giallo, mamma mia 1:12 1:12.6 per Christian Stage. Sta martellando forte. Carrion Smith e Conte. Conte è arrivato a Carrion e a Smith. Vuol dire che c'è. E siamo sicuri adesso che Zulian abbia gli si sia inclinata la GoPro, perché lo vediamo che o è girato lui con la testa. Ma non penso che sarebbe impossibile, poverino. No, anche perché è montata sulla moto, direi. Esatto. Sì. Mi sembra anche a me, Christian Stage, lo abbiamo visto, intanto Longo invischiato con Calonaci, Yacoi che sta indugiando una bella anche qui da questo punto di vista gara, Andrea, anche perché ad esempio Varano rispetto al Cremona Circuit ha più possibilità di sorpasso o meno? Sì, di più, assolutamente di più, tante frenate. La X prima della sì, cioè, del rettilineo finale ha molti punti, intanto. Ha molti punti. Lungo. Comunque è bello vedere che anche per gli altri concorrenti avere dentro comunque una persona che ti sprona ad andare così forte, magari vai a fare anche dei tempi come è successo
Alisci prima, Alisci. Ma ad esempio Conte in questo caso l'abbiamo visto, intanto Zulian sta facendo una rimonta pazzesca, ne sta sorpassando uno dietro l'altro, gli si sarà girata sicuramente la telecamera, ma lui non ci sta provando. Stage intanto ultimo e il quinto giro, Conte è passato davanti a Carrione, a Smith, ha completato la rimonta da sesto, Davide Conte si trova in questo momento secondo, quindi ottimi sorpassi contro sorpassi con un Conte che ha girato 1.13.3. Ad esempio 1.12.3 Stage ha dato un secondo a Conte, che è uno dei migliori ad esempio in questo intertempo, 1.13.2 Smith, ma cercano di tenere ma non riescono. Stage pazzesco, performante all'ennesima potenza, sta andando davvero forte. Adesso non so che tipo di campionato faccia, sicuramente all'estero livello alto, alto sì, e non penso neanche che stia spingendo come, cioè sta amministrando semplicemente la gara, sta tirando chiaramente, ma non penso che stia facendo. Cade Andrea Longo, che peccato, mentre stavamo vivendo insieme questo accenno di curva. Ha perso l'anteriore? Sì, ha perso l'anteriore. Sì, ha perso semplicemente, come sto migliorando. Bravo, però. Guarda, riguardiamo il replay, ha perso semplicemente l'anteriore. Peccato per Andrea Longo, che si stava rendendo partecipe di una buonissima prestazione. Peccato. Andiamo a rivedere in questo caso, lo vedrete comparire adesso alle spalle probabilmente la caduta da parte di Andrea Longo, o forse no, forse un replay precedente, sì, dove stanno soltanto girando i ragazzi, forse questo è addirittura un replay dell'inizio della gara, sì, perché era ancora molto vicino. Comunque sono tutti molto attaccati, vediamo passare un po' diversi piloti. Abbiamo visto prima in precedenza Lorenzini, vediamo Cristini, c'è Tatoli, ce ne sono di diversi, ma abbiamo visto una, sicuramente Andrea, tanta per uno Stage che è volato. Conte, cattiva partenza, ma è andato a riprendersela. Sì. E a Conte quello che interessa in fin dei conti, scusami il gioco di parole Andrea, è riuscire a fare punti, perché poi andremo alla fine di gara 2 a capire in un sunto, ma Conte stava assolutamente dominando la classifica generale. Certo. E quello che a lui più interessa alla fine è, vedendo pappa quello che devi andare a fare nella generale, anche perché ci sono tante wild card e Stage ad esempio è una wild card. Come guida Stage, ragazzi, la fa correre in maniera impressionante, esce fuori qua come un missile, guarda che distacco ha preso, mamma mia. Guarda che distacco, mamma mia. Chiude il sesto giro Conte, Carrion, Smith attaccati, francomollati, vuol dire che Conte non ne ha tanto di più degli altri per provare a scappare, e allora deve giocarsi la seconda posizione fino alla fine. Escono come dei forsennati dalla prima curva dopo il rettilineo, stanno però tutti quanti inchiodati nelle loro posizioni. Andiamo a vedere un po' Luca Zulian, che prima si era reso autore di diversi sorpassi. O ha avuto un inizio drammatico Zulian, perché partiva dalla ventunesima, ma noi ancora non lo vediamo tra i primi 20, oppure c'è stata sicuramente una falsa partenza da parte sua, perché abbiamo visto tanti sorpassi da parte di Zulian, tra l'altro. Sì, infatti. Probabilmente forse una falsa partenza, insomma. Bollani, qualcosa. Qui siamo con Bollani, Andre, settimo, si trova in questo momento autore di una buona prestazione, effettivamente si trova settimo. Bollani partiva dall'ottava posizione, tempi abbastanza altini per Bollani, 1.15.2. Ad esempio l'ultimo passaggio nel tentativo di remontare, ad esempio rispetto ai rispettivi di rimpettai, che sono però lontani. Anche qua c'è una distanza praticamente di un rettilineo, sì, che sarebbe il rettilineo parallelo a quello della fase finale della pista. Sì, probabilmente non ne ha per riuscire a rimediare il gap e lo strappo su Sale. Lisci che si trova in quinta posizione, bel beato, perde punti sicuramente su Conte, a meno di un clamoroso errore da parte di Conte. Intanto Stage tranquillo con la sua pipetta in mano vola, chiude l'ottavo giro e lo chiude questa volta, ha deciso di fare un 1.13.0.36. Forse sta iniziando un po' a mollare anche lui, ma io penso che dai box qualche segnalazione, che comunque ha un rettilineo di vantaggio, gliel'abbiano anche fatta. Sì, ha comunque mangiato 3 decimi a Conte, 4 decimi a Carrion, 3 decimi a Smith, vuol dire che comunque va più forte, però gli hanno detto: ehi, bello, tira un po' il rem in barca, puoi anche andare un po' più piano, che tanto non succede niente. Esatto. Penso proprio che sia andata così. Gli altri, intanto facciamo un po' anche una, andiamo un po' a dire un po' le altre posizioni. Andrea Lisci quinto, sesto Sala, settimo Bollani, Calonaci, Zannoni, Tatoli, Iacoi, Fortini, Cervioni, Vignali, Bruno, Cristini, Aloisio Magnano, Trombin, Puzzo. Tantissimi piloti, Andrea, mai come questa volta così carica e piena, sì, la griglia della 300 Supersport.
Intanto, diciamo, togliendo il primo, dietro il gruppetto dei tre si stanno divertendo. Lui si sta divertendo dietro. Sì, però forse è un po' più noiosa per lui, perché effettivamente quando sei primo così da solo, sì, ti diverti perché magari hai vinto la gara, però non è così battagliata, ecco. Eccolo che non è così battagliata, riprese dall'altro, conclude l'ottavo giro. Christian Stage 1:13.079. Non vediamo il gruppetto degli altri, dei cosiddetti altri, che stanno facendo la loro gara. Passa Nicolò Lisci, intanto lo ricordiamo, in quinta posizione. Vediamo come passa a livello di tempi, Andrea. Sì. È 1:14.8 Lisci. Altino, sì. Altino Lisci, anche perché. Anzi, attenzione, perché Lisci. No, sì, è un po' altino. A dietro Sala c'è Bollani, ci sono Calonaci, c'è Zannoni, Tatoli, quindi bisogna stare molto attenti. No, è caduto Lisci. Sì, Dante Rione anche lui nello stesso punto. Andiamo a rivedere con l'onboard, sì, montato sulla sua moto. Perde l'anteriore, vedi questo cosa vuol dire? Anche se corri da solo, corri sempre qualche rischio. Stessa identica caduta di Andrea Longo in precedenza. Stesso punto, uguale. Ma lì si arriva molto pinzati col freno davanti. Loro che hanno bisogno di tanta scorrevolezza in curva arrivano davvero pinzati e frenano con la moto molto piegata. Che peccato, perché lì si compromette probabilmente anche la classifica della 300 poi generale, che andremo a fare in comparazione con gara 2, che si correrà tra l'altro nel tardo pomeriggio, Andrea, che noi saremo qui a commentare insieme a voi. Intanto Stage, Conte, Carrion, Smith, a questo punto leggete Lisci, ma non c'è Lisci, ci sarà Sala, Bollani, Calonaci, Zannoni, quindi scalano tutti di una posizione. Chi non scala è Christian Stage, che sta andando ad ultimare il nono giro, si trova praticamente ad un passo dalla vittoria di gara 1 con un tempo e con un ritmo forsennato. Prima gli hanno detto ben un po' più piano. Vediamo come chiude. 1:12.9 chiude. Altro che vai più piano. Tra l'altro davanti adesso in quest'ultimo giro ha qualche doppiato, vero? Ci sono i doppiati che non dovrebbero essere un problema. No, penso anche perché di no. Non c'è la Bagnard di gap, mezzo. Ha un gap clamoroso, tra l'altro stiamo anche un po' andando a rilevare le velocità. Massima performance è comunque lui sul T1, sul T2, sul T3, andando a raccogliere i migliori intertempi, lui, sì, quello che fa i migliori. Non ci stupisce, perché ha corso praticamente tutta la gara in 1:12.5 per tutti i primi sei giri. Ragazzi, ha fatto una pole da 1:12.8, vuol dire che ha migliorato, esatto, la pole position, ed è un pilota bello strutturato. Sai cosa? C'è anche da dire che per un pilota del genere questa pista è sconosciuta, quindi più ci gira e più va a migliorare. Ha mollato Smith? Ha mollato totalmente Bradley Smith. O ha fatto un errore o ha deciso proprio di mollare. Chiuderà con un temponissimo l'ultimo giro, mentre Christian Stage. Tanto chi è che va in box? Qualche ritiro. La gomma sgonfia. Intanto vince Christian Stage. Gara 1 si gira. Tranquillo, guardali lì come combattono Conte e Carrion. Per chi sale sul podio, Conte secondo, Carrion terzo, 1:14.17 Stage, 1:13.3 Conte, 1:13.1 Carrion, che ci ha provato fino alla fine. Smith 1:17.4, non ha mollato, ha decisamente mollato. Bradley Smith che arriva quarto, peccato per Nicolò Lisci che non chiuderà quinto. C'è la bagarre dietro tra Sala, Calonaci, Zannoni, chiudono così? Forse sì. Sì, Sala, Scalonaci, Zannoni, Bollani, Iacoi. Andrea, si chiude gara 1 dominatissima da Christian Stage. Bella sfida, Conte, Carrion, Smith fino all'ultimo giro. Un ultimo giro inspiegabile per Smith. Io penso che o ha fatto un dritto che magari non l'abbiamo visto. Ha compromesso, intanto c'è qualcuno furioso dietro. Troppo alto il giro. 1:17, veramente troppo alto, però Stage merita. Una vetrina, una cornice incredibile. Bravo. Vince Christian Stage, non ci vediamo, Andrea, per l'immediato briefing post-gara, perché andiamo a commentare gara 2, allora lì sì che poi faremo un paio di conti. Grazie Andrea Tomio. Ciao ragazzi, a dopo. A tra poco per gara 2.